dalla forte personalità e qualità e vitigni di altissimo pregio quelli calabresi che l'evento Rosso Calabria, organizzato dall'amministrazione regionale, ha voluto mettere in risalto. Di scena 85 cantine calabresi che hanno fatto bella mostra negli spazi della cittadella regionale. Di sicuro la manifestazione più importante mai stata realizzata in Calabria sul vino, un evento che ha aperto le porte della regione ai produttori vitivinicoli ed enogastronomici e ha avviato un dialogo diretto e concreto tra i viticoltori e l'amministrazione guidata da Mario Oliverio. Presidente, un grande evento che lei ha detto vorrà ripetere da qui nei prossimi anni. Questa è la prima edizione di questo evento, perché noi intendiamo storicizzarlo questo evento, perché è necessario che la Calabria positiva, quella del vino è un esempio di Calabria positiva, si affermi a 360 gradi. Sull'agricoltura si sta puntando tantissimo a partire da misure precise nel PSR. Ma stiamo puntando attraverso il PSR, ma più complessivamente, perché noi riteniamo che il settore agroalimentare è un settore portante che deve essere aiutato ad esprimere pienamente le sue potenzialità, a partire dalla valorizzazione piena dei prodotti e delle filiere produttive che la Calabria esprime. Il vino poi è un prodotto strategico, perché nel vino c'è il terroir, c'è la storia della nostra terra, e lei ha detto state già lavorando al Vinitaly con un progetto a lungo termine. Stiamo lavorando al Vinitaly per portare i calabresi, le aziende calabrese in una casa comune anche al Vinitaly, perché la Calabria possa affermare il brand Calabria, che è appunto il simbolo di valori, di tradizioni, di cultura e di produttori, di produzioni di qualità. Rosso Calabria, un evento che raccoglie 54 aziende calabrese vitivinicole, insomma si punta sul vino, si punta su questo prodotto straordinario anche di valorizzazione del nostro terroir, del nostro territorio. Sì, noi abbiamo voluto partire proprio nel momento in cui è stato approvato il PSR, l'abbiamo voluto fare qui in Cittadella perché è la casa degli agricoltori, dei cittadini calabresi, dove vogliamo lanciare quel messaggio di lavorare insieme, l'aggregazione, quindi noi ci giochiamo i prossimi 7 anni, il nuovo piano di sviluppo rurale, dove vogliamo, la qualità ormai lo sappiamo, i nostri produttori ce l'hanno la qualità, manca quel di più, di mettere quell'immagine insieme, di fare quel made in Calabria. Quindi questo non è chiaramente un evento fino a se stesso, perché qua rimarranno anche in bella vista tutti i vini nostri. Sì, questo è l'inizio. Io però poco fa passavo un po' tra la degustazione, tra le case, e dicevo abbiamo fatto una grande cosa, metterci già insieme, far dialogare, e quindi è un punto di partenza di aggregazione e condividere con loro tutti i futuri passaggi. Il Presidente ha ricordato anche l'importante risultato raggiunto con l'approvazione del PSR e delle misure specifiche proprio per non solo valorizzare l'agricoltura, ma soprattutto far entrare anche nuovi giovani all'interno del settore. Sì, uno degli obiettivi fondamentali è quello proprio di puntare sui giovani, sull'innovazione. Una parte importante del programma, che sono oltre 50 milioni di euro, sono proprio riferite ai giovani. Quindi un giovane che vuole intraprendere l'agricoltura, abbiamo messo tutte le basi per fare l'agricoltura seria. Maria Ricci, oggi la presentazione, l'avvio di questa iniziativa che è Rosso Calabria, ma diceva il Presidente è un'iniziativa che si vorrà protrarre anche nel tempo. Il nostro vino non ha nulla che di invidiare alle altre produzioni in Italia e nel mondo. Sì, la Calabria come tutte le altre regioni d'Italia è sicuramente una regione di grande qualità. Ho detto che la diversità del nostro paese fa la ricchezza del nostro paese, quindi la Calabria fa parte della sua diversità. Quindi noi dobbiamo sempre aprirci alle porte del mondo, come paese Italia. Ecco, io farei una squadra Italia del vino, no? Non è facile, perché ovviamente dico delle baggianate pensando che tutti i produttori italiani facessero squadra, ma no, il vino mio è meglio del tuo. Quindi. Allora, detto questo, se fosse squadra l'Italia, la Calabria farebbe parte di questa squadra, quindi del giocatore che sa giocare bene, che sta in nazionale.
Allora, che cosa vuol dire? Che cosa voglio dire questo? Che avendo io conosciuto i vini calabresi, avendo io raccontato i vini calabresi, studiando nei corsi di sommelieri i vini di Calabria, sappiamo che la Calabria è un grande produttore di vino. Ora bisogna fare l'altra cosa che bisogna saper fare chi produce vino di qualità, farlo conoscere. E per farlo conoscere ci sono due cose, bisogna innanzitutto farlo studiare ai calabresi, portarli dentro e dire guardate che il vostro vino è un grande vino e spiegargli perché. Perché il vino non si capisce facendo una bella bevuta di vino, perché il vino non è una sbevazzata. Il vino va capito, va far capire perché si sentono le emozioni, perché il vino riesce a far alzare il pelo del braccio e quindi questa cosa va fatta. Ecco, allora io direi che cominciando da questo tavolo di oggi, che è stato un tavolo bellissimo, io ho ringraziato il Presidente perché ha dato un'opportunità comunque di una botta di cultura, che ne so, diceva ragazzi scusate partiamo perché sto vino deve essere raccontato, no? Perché se no non si capisce. Ecco, certo, cominciare oggi a 50 anni dalla nascita del Vinitaly e dire facciamo una Calabria del Vinitaly, è comunque siamo sapere. Siamo in ritardo, però no, siamo sulla giusta strada. No, non siamo in ritardo, siamo sulla giusta strada. Convertini, la Calabria e i suoi vini non hanno nulla da invidiare al resto della produzione vitivinicola italiana, c'è però, come ha detto il Presidente Olivero, da lavorare anche per creare un vero brand Calabria. Beh, assolutamente sì, perché oggi si sa, il vino non si vende in quanto bevanda, in quanto prodotto, diciamo, che da consumare quello che è nel calice, ma si vende perché il vino è impregnato della sua storia, della sua cultura. Il consumatore oggi non vuole conoscere solo il vino, ma vuole conoscere quello che c'è dietro, come si fa e non solo, anche come si abbina, come si consuma. Quindi diciamo che il lavoro da fare è soprattutto, come diceva il Presidente di Fondazione Italiana Sommelier Franco Ricci, quello di acculturare, quello di far conoscere ai calabresi e non solo il vino italiano, possiamo dire, perché la Calabria fa parte di questo grande paese enologico che è l'Italia, il primo al mondo insieme alla Francia, per cui noi abbiamo davvero una grande responsabilità rispetto ai nostri figli, al futuro, cioè di preservare e valorizzare una tradizione che ci è stata tramandata da millenni. Intanto si lavora per il Vinitaly, l'idea è quella di creare un unico spazio con tutte le cantine. Assolutamente sì, l'obiettivo è quello, dobbiamo dirci molto francamente che non è semplice, non si raggiungerà certamente in questo primo anno perché come diceva pure il Presidente da parte dei produttori c'è un po' una certa diffidenza rispetto a quello che sarà il futuro, no? Perché il Vinitaly è uno degli eventi, va programmato, va inserito in una strategia e non può essere un'unica iniziativa, per cui certamente c'è da costruire insieme agli imprenditori questa strategia e portarla avanti in tutti i modi. Dirigente Carmelo Salvino, Rosso Calabria è il primo evento, ma l'idea è quello di farlo diventare un appuntamento annuale. Sì, noi abbiamo lavorato molto alacremente a questo progetto, a questa iniziativa che mi piace sottolineare anche la prima iniziativa pubblica che si tiene in Cittadella, si tiene in un comparto dell'agricoltura che va diciamo è un'eccellenza, appunto il vino, e noi su questa filiera del vino vogliamo puntare molto, sia a partire da questo Vinitaly del 2016, ma soprattutto nei Vinitaly che si seguiranno negli anni, per promuovere appunto un'immagine univoca della Calabria attraverso anche la costituzione di un brand del vino di Calabria. Oggi, come dire, è una manifestazione importante perché
sono presenti tanti produttori che hanno aderito, diciamo, al nostro invito. Oltre al vino sono presenti i prodotti enogastronomici tipici della nostra regione. Noi attraverso il PSR puntiamo molto sulla filiera del vino, perché vogliamo promuovere l'aggregazione dei produttori per farli lavorare in rete, per farli competere meglio sui mercati nazionali e internazionali. Sono 54 cantine che faranno tra l'altro bella mostra di sé per tutto l'anno. Oggi sono presenti 54 cantine, ma i produttori di Calabria sono molti di più. La nostra politica è quella di portarli tutti in rete e farli lavorare insieme per affrontare le sfide del mercato. La Pizzuta del Principe è una cantina del Crotonese, i vitigni sono quelli del Nerello, del Greco e non solo. Quando nasce, ci racconta un po' la storia della sua cantina. La mia cantina è nell'azienda agricola di famiglia, è nata da 15 anni a questa parte. In ogni modo tutti i nostri vitigni sono vitigni autoctoni, e per cui abbiamo Vagliocco, Magliocco, Greco Nero, e come rossi, mentre i bianchi Pecorello, Greco Bianco e Mantonico. Esportate i vostri vini anche fuori, sì, la Calabria? Esportiamo anche fuori, specialmente in Europa. Che cosa sono apprezzate di più i vostri vini? Per la personalità che esprime tutto il nostro territorio. Momento anche per la promozione dei nostri vini, la tenuta Iazzolini è una cantina storica calabrese, ci racconta anche la storia di questa cantina e soprattutto ora su che mercati vi affacciate. Allora, la cantina Iazzolini è una cantina che nasce da un'attività che dura 6 generazioni, la famiglia Iazzolini, adesso è diventata una delle cantine principali del panorama calabrese, ma posso dire che si affaccia con molto vigore nei mercati internazionali. E si esporta ormai quasi in tutto il mondo, la parte centrale dell'Europa è quella che dove i nostri vini sono predominanti, ma sicuramente riusciamo a raggiungere anche gli USA, l'Australia, la Cina, il Giappone. Gli USA in particolare anche per il rapporto dollaro-euro, questo è un momento in cui si esporta molto bene, l'export italiano sta crescendo, soprattutto nel settore del vino, e sicuramente un mercato da tenere sotto attenzione è quello degli USA. Nuovi mercati si stanno aprendo ai vini italiani che hanno superato i vini francesi per quello che riguarda gli ettolitri di produzione, ma che nella fascia media sono addirittura superiori a quelli francesi, così dicono i giornali e gli esperti. E noi siamo in sintonia con quanto detto.